e non è stato neanche sfiorato in commissione, no? Per cui io ritengo che qui è stato fatto un colpo di mano, avendo visto l'anno scorso che coinvolgendo le minoranze bisognava trattare, qua quest'anno si è pensato bene di dire vi presentiamo le carte e io in commissione, me lo dicono se è vero quello che ho detto, non mi sembra che gli elementi di cambiamento radicale introdotti per il 2013 siano stati minimamente considerati. A proposito, chiedo anche per quale motivo su un argomento del genere altri comuni hanno pensato di fare qualche assemblea pubblica e qua non c'è stata neanche la riunione con le minoranze. A proposito di assemblee pubbliche è stata anche annunciata una sulla Tares che doveva farsi entro settembre, non se ne è fatto più niente neanche di quello, no? Per cui io dico, su tutti i punti che sono cambiati, allora, mi dovete spiegare i 4 milioni diciamo di entrata dell'IMU da quali componenti derivano, cioè quanto è sulle seconde case, quanto è la quota allo Stato, la quota che va al Comune sui capannoni e su tutto il resto. Stiamo parlando di un bilancio di 4 milioni di euro sul quale in Commissione si è sorvolato tranquillamente dicendo ma le cose sono in via di discussione, vanno riviste col tempo, lo Stato le sue colpe, non lo Stato avrà un caos legislativo, ma qui c'è una mancanza totale di democrazia, nessun confronto con le minoranze su un argomento del genere. Per cui io mi aspetto che l'entrata complessiva di 3.963.000 venga dettagliata per quanto riguarda le componenti che portano a questa entrata qua, che mi sembra sia un più rispetto allo scorso 500.000 se non vado errato, no? Ecco, pertanto questa, a parte il discorso dei contratti convenzionati, mi aspetto che ci vengano forniti i dettagli. Senza nessun confronto in commissione, salvo il 25 settembre dire l'argomento è l'IMU, ne parliamo in Consiglio Comunale e quella sarebbe stata la sede per proporre chissà quali emendamenti. Per intanto mi fermo qua. Ringrazio il consigliere Bollazzi, do la parola al consigliere Pasin. Sì, innanzitutto per ricordare che tutto quello che viene detto in quest'Aula fa parte di un ragionamento che va fatto all'interno di quest'Aula. I consiglieri comunali si parlano qui e non si parlano fuori, perché se qualcuno ha qualcosa da dire, come dire, dal punto di vista istituzionale, lo dice all'interno di quest'Aula. L'invito a consiglieri comunali che trattano un argomento qualunque a dire parlatene fuori tra di voi, mi sembra dal punto di vista istituzionale una cosa aberrante, perché altrimenti non si dovrebbe nemmeno cominciare un ragionamento di questo tipo in Consiglio Comunale. Mentre invece, passo al chiarimento, in realtà ne ho uno solo da chiarire.